Un vecchio detto popolare dice il ragno porta guadagno, ma io purtroppo, nonostante i ragni vengano considerati come dei portafortuna, continuo ad essere terrorizzata dalle loro zampette. Inoltre sono molto preoccupata per il ragno violino, perché si sta diffondendo una vera e propria fobia, ed è per questo che oggi cercheremo di capirne di più con Andrea Lunerti, bentornato, buongiorno a tutti. Un esperto di sicurezza uomo-animale che già mi ha aiutato ad affrontare la mia paura per i pipistrelli, vediamo se oggi riesci anche ne a farmi superare quella per i ragni. Dottor Gargiulo, bentornato, medico di famiglia, e qui al centro, insomma, Erika Del Vivo. Buongiorno. Erika, buongiorno, ed è proprio con lei che vorrei cominciare, perché da lei vorrei il racconto della sua esperienza personale che ha vissuto con ragno violino. Una bella esperienza. Allora, bella prima di tutto, da dove viene? Da Capena, provincia di Roma. Esatto. Ok, ci racconti. E una sera, tornando a casa dopo una cena, era un orario molto tardo, vado in lavanderia, mi spoglio per mettere i panni dove dovevano stare, e spostando un cesto dei panni noto un'aracnide. Io il primo istinto, essendo anche un po' fobica, lo uccido. Vedendolo però mi si accende una lampadina, perché io questa aracnide non era un'aracnide comune, era un'aracnide che avevo già visto. E mi si è accesa la lampadina, l'ho ricondotta a una storia di una mia amica che mi raccontava l'esperienza di una sua collega che era stata in ospedale a causa di un morso di un ragno violino, e mi aveva fatto vedere anche l'esemplare trovato a casa. E allora da lì mi si sono accese tutte le lampadine del mondo, ho chiamato mio marito e ci siamo poi mossi per identificarlo e adoperarci nel caso, perché poi successivamente... Che cosa avete fatto esattamente? Abbiamo iniziato a cercare se c'erano altri esemplari quella notte stessa. E li avete trovati? E ne abbiamo trovati subito 4. Quello più altri 3. E dove l'avete? Ma voi abitate in campagna? Noi abitiamo alle porte del paese, però è una villetta indipendente, abbiamo fatto dei lavori strutturali in giardino di recente, quindi probabilmente avevamo anche dei corrugati aperti che abbiamo scoperto dopo essere... E quindi era lì che si erano nascosti i ragni violino? Sì, probabilmente sì. Una gran certezza non l'abbiamo, infatti, però ci siamo adoperati oltre alle disinfestazioni di tutto il necessario per andare a arginare e risolvere ha questa situazione. Ha detto disinfestazioni, vuol dire che ne avete fatta più di una? Esatto, esattamente, ne abbiamo dovuta fare più di una, perché successivamente la prima, fatta immediatamente dopo neanche 12 ore dai ritrovamenti di questi 4, ne abbiamo fatta subito con gas, abbiamo fatto perimetrale gas con un'azienda del settore. E poi successivamente a quello, entrati dentro casa, abbiamo trovato un esemplare moribondo ma comunque sempre in vita, e quindi abbiamo dovuto fare una seconda disinfestazione, trovando poi un totale di più di 10 esemplari. Questa cosa la preoccupa, il fatto di avere questi ragni in giro per la casa? Sì, sì, però mi rendo conto che adesso è una cosa che può succedere a tutti, è una casa nuova, appena ristrutturata. Quindi non serve stare in campagna piuttosto che è quello, in casa. Lunetti, cioè, siamo in una casa appena ristrutturata, nuova, alle porte del paese, quindi non è lì che è isolata nel nulla. Eppure... Questa è la migliore dimostrazione che il ragno violino è presente ovunque, è vicino e all'interno delle abitazioni, a prescindere dalla qualità delle abitazioni. Quelle di un tempo possono avere delle debolezze strutturali, quelle nuove ci sembrano inattaccabili da questo tipo di aracnidi, però in realtà può accadere e ce l'abbiamo più o meno tutti, quindi questo dimostra anche la non così esagerata pericolosità di questo ragno. Siamo tutti sani e salvi, grazie a Dio, ci sono degli eventi un po' rari che accadono, però il morso non è una cosa così. Dottor Gargiulo, allora, però in realtà noi in questo momento si parla molto del ragno violino, della sua pericolosità, no? Cioè, perché si è arrivati a questo punto? Perché Lunerti ci dice non è così pericoloso, però può essere che il morso del ragno violino possa avere delle conseguenze gravi. Sicuramente può avere delle conseguenze. Si arriva alle conseguenze perché probabilmente non si prendono immediatamente delle precauzioni. Allora, la prevenzione, quella vedremo, sarà quella di tenersi sempre più coperti possibile. Sì. Ma nel momento in cui si viene punti, si viene morsi, si ha una lesione sulla pelle, bisogna immediatamente cercare di capire, di identificare questa lesione. Ma se non ci rendiamo conto che è stato il ragno violino a morderci, non come importa, facciamo? Non importa, perché non è solo il ragno violino. Quindi la lesione sulla pelle, che dopo un 24 ore, 48 ore, diventa molto arrossata, molto gonfia, l'arto, generalmente sono i piedi o le mani che vengono punti,
tende a gonfiarsi e non guarisce, non si risolve, è una lesione che va trattata con una crema antibiotica localmente, sicuramente, va trattata eventualmente con l'applicazione di ghiaccio, ma soprattutto va tenuto presente che c'è stato l'evento, sono passate 48 ore e non è successo nulla, se le cose non migliorano bisogna iniziare a farsi vedere sicuramente, ma iniziare anche una terapia antibiotica. Forse è l'unico caso in cui io consiglio di iniziare gli antibiotici anche senza sentire il medico, se non l'abbiamo a portata di mano. Sempre meglio. L'unico caso questo, perché chiaramente più presto iniziamo la terapia. Perché quali potrebbero essere le complicanze? Sono legate alla tossina di questo ragno, che è una tossina necrotossica, cioè uccide praticamente le cellule, e a quel punto, una volta che ha ucciso le cellule, questa tossina citotossica provoca una necrosi che fa da terreno di coltura per i batteri che lo stesso ragno ci può aver portato. Quindi a quel punto batteri anaerobi o batteri aerobi si sviluppano, cominciano a svilupparsi e danno un'infezione localizzata. Se non trattiamo l'infezione localizzata, come tutte le infezioni, tenderà a generalizzare, si può arrivare a una setticemia e quindi a delle complicanze molto molto quello gravi. Quello che potrebbe essere successo, perché abbiamo sentito insomma di storie con conseguenze gravissime. Probabilmente sì, e insomma, siccome ci sono passato anche io personalmente, quindi... È stato morso da un ragno. Sono stato morso da un ragno. Ne parlava, era un ragno violino, gliel'ho chiesto, lui non l'ha visto. Non possiamo sapere se non assistiamo al morso. Questa è una cosa che dobbiamo chiarire in assoluto, perché avvertire un effetto locale, avere una necrosi non vuol dire che sia un ragno violino. Perché tutti i ragni in Italia sono tutti velenosi, ma nel mondo il ragno proprio è un animale velenoso. Perché morde il ragno? Perché non è il ragno detto morde che principalmente tutti... inocula questa sostanza che per la gran parte è una sostanza digestiva, cioè il ragno non ha la masticazione, il nostro sistema digestivo inietta direttamente nella preda i succhi gastrici, ecco perché vengono digeriti i tessuti. Nel ragno violino vediamo proprio questo effetto necrotico. Però Lunerti, che necessità ha il ragno di morderci, di iniettarci questa sostanza? Ma infatti il ragno violino di solito non morde, è un ragno molto pacifico, schivo, anche se molestato non morde, se morde inocula una modesta... Ma perché morde? Può succedere perché magari inavvertitamente lo schiacciamo mentre dormiamo, oppure magari ci sale su una gamba, facciamo così con la mano e ci morde accidentalmente. Ma anche quando morde accidentalmente inocula una modesta quantità di veleno. Esatto. Quindi è molto raro che questo tipo di ragno poi alla fine costituisca pericolo per il morso. Quindi noi se ci troviamo un ragno, qualsiasi ragno, poi ci spieghi anche come capire che è il ragno violino, non dobbiamo assolutamente schiacciarlo, ma lo dobbiamo educatamente allontanare dal nostro corpo. Questo sì, ma se ce l'abbiamo sul corpo, l'ultima cosa che dobbiamo fare è andarla a schiacciare sul corpo. Esatto, questo è molto molto importante. Ci autoinfliggiamo il morso. La zanzara ti viene voglia magari di schiacciare, il ragno violino invece con molta calma lo invitiamo ad allontanarsi. Lo schiacciamo magari in questo modo piuttosto che in questo. Ma come facciamo a distinguerlo dagli altri ragni? Perché io per esempio a volte prendo la fotocamera del mio cellulare e vado sul web per cercare cercare, ma non è detto che lo trovi uguale. Allora, è molto semplice, tra virgolette, se il ragno ha delle dimensioni, diciamo, che ci consente di identificarlo, perché questo è un ragno che difficilmente arriva al centimetro, lo vediamo qui sulla sinistra, mamma mia, quello con il violino più pronunciato. Avevo quasi superato la paura, Lunerti mi hai messo queste foto? No, assolutamente. Allora, sul cefalo torace, cioè noi, che è il modo più corretto di chiamare il dorso del ragno, quindi diciamo proprio sulla schiena, ok? A questo violino disegnato, questo accenno di questo strumento conosciuto, noto a tutti, con il manico rivolto verso l'addome, l'opistosoma del ragno. Poi attenzione, per essere certi dovremmo avere a disposizione un ingranditore e verificare questi sei occhi, queste tre coppie di occhi. Però lì ci vuole un po' più. Erano questi qua, Erika, quelli che ha trovato attenzione. In casa sua? Sì. Ci vuole un pochino più di attenzione. Sinistro, molto più chiaro, erano chiari come il sinistro. No, naturalmente sei occhi non sono riuscita a vederli, però il segno sull'epistosoma, l'epistosoma è l'addome, sul cefalo torace, cioè sulla schiena del ragno. Ma mi chiedo, come mai Erika non riesce a debellare questa invasione di ragni violini? Beh, non è una cosa semplice. No, assolutamente no, perché poi quando scelgono un'abitazione, una zona, stanno bene a casa. Stanno bene perché loro non hanno una buona residenza. Certo, non hanno a disposizione, cioè non sono protetti dai loro competitor. Il ragno violino in natura le prende da tutti, perché è predato da tutti gli altri ragni addirittura. Quindi nella casa, all'interno dell'abitazione, trova una certa protezione dagli altri ragni, che si manifestano attraverso la ragnatela. E quindi noi andiamo immediatamente a rimuovere la ragnatela, a cacciare via o a ciabattare il ragno,
e poi invece non ci rendiamo conto che eliminiamo l'unica possibilità che abbiamo di diminuire la presenza del ragno violino. Perché il ragno violino rimane... Perché il ragno violino rimane indisturbato. Rimane a nutrirsi di quegli insetti che si introducono nella nostra abitazione nonostante manteniamo il livello igienico altissimo, cioè la teniamo pulitissima. Si nascondono sotto i battiscopa, negli imballi, attenzione agli indumenti. È il ragno un ragno velenosissimo, il più allora, velenoso. In Italia il più tutti. Velenoso in assoluto non è il ragno violino, ma è la malmignatta, la Trodectus tretecinguttazus, dalle 13 macchie rosse. La nostra trova? Fortuna è che vive lontano dalle abitazioni, perché si nutre di artropodi, cioè di altri piccoli insetti che vivono solo esclusivamente dove ci sono i grandi animali da pascolo. Quindi predilige quelle zone che sono lontane dalle abitazioni. Però ha un veleno neurotossico, in questo caso non citotossico, ed è il più pericoloso che abbiamo in questo momento in Italia. Bene, devo dire che ho imparato molte cose oggi, quindi non schiacciare il ragno se lo troviamo, ma accompagnarlo ad allontanarsi. Una cosa importante, velenoso e pericoloso. Il più velenoso, abbiamo detto, è la malmignata. Il più pericoloso in questo caso, che è differente, è il ragno violino, perché frequenta le nostre abitazioni. Quindi diventa più facile il conflitto. Abbiamo non confondiamoci anche, con questi due termini. Anche perché, insomma, se ne parla così tanto. Certo. Grazie.